Bene, siamo al nostro terzo incontro del nostro ciclo Giustizia, Libertà e alle radici della convivenza umana e come alcuni di coloro che questa sera sono tra noi hanno avuto modo di ascoltare e di vivere, ci siamo occupati il 16 gennaio scorso di economia, ci siamo occupati di ambiente a Giubiasco due settimane fa, il 30 gennaio, con un intervento del professor Simone Morandini, vicepreside dell'Istituto Ecumenico San Bernardino di Venezia e esperto di teologia ambientale, e quindi abbiamo avuto modo di ascoltare anche quel suo contributo e tutte i contributi che abbiamo avuto modo di ascoltare in queste serate poi confluiranno nel canale YouTube dell'Associazione Biblica della Svizzera Italiana, quindi chi anche non avesse avuto la possibilità di partecipare agli incontri precedenti potrà fra qualche settimana accedere a questi strumenti. E questa sera, è il caso di dirlo, dulcis in fundo, ci occupiamo di diritti umani. Sono piuttosto, cauto nell'affrontare introduttivamente questo tema perché da un capo all'altro del pianeta, anche in momenti vicinissimi a oggi, assistiamo alle condizioni più drammatiche rispetto alla violazione in varie forme di diritti umani. Ma questa non sarà, io credo sia giusto dirlo, una serata in cui faremo una specie di cahier de doléances di tutto ciò che non funziona a livello di società umana sotto questo profilo, perché certamente accanto a varie situazioni davvero drammatiche e il volume Una certa idea di giustizia che il dottor Dick Marty ha scritto è una testimonianza diretta anche da questo punto di vista. Ecco, accanto a questa situazione, a queste situazioni certamente drammatiche, abbiamo la necessità di comprendere anzitutto, ancora questa volta e ancora questa sera, in che cosa consista il tema dei diritti umani. Abbiamo volutamente, insieme alle altre istituzioni che hanno collaborato a organizzare questo ciclo, abbiamo cercato di affrontare questo tema mettendo in rapporto i vari ambiti di cui ci siamo occupati, economia, ambiente, questa serie di diritti umani, con due valori, giustizia e libertà, che per ragioni storiche complesse, non di rado, anzi abbastanza frequentemente, non sono state considerate vissute insieme, perché vi è stata o un'accentuazione di un dato rispetto all'altro o del secondo rispetto al primo, ma di questo avremo modo anche questa sera, credo, di parlare. Certamente se noi facciamo riferimento a quello che è stato il secondo dopoguerra, dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, dopo la tragedia della Shoah e di tutta una serie di altre terribili circostanze che in quella guerra si sono verificate, se pensiamo a quel che è successo dal 1945 a oggi, nei vari tornanti che hanno portato la storia del mondo dal nord al sud, dall'est all'ovest, a conoscere momenti entusiasmanti, perché credo che molti abbiano condiviso l'entusiasmo vedendo nel novembre del 1989 quel muro che separava da decenni due parti dell'Europa sgretolarsi pietra dopo pietra, mattone dopo mattone. Ma accanto a questi momenti certamente abbiamo assistito a fasi complesse. D'altra parte, se anche noi solo consideriamo i 50 anni che separano noi dagli anni 68-70, con tutto quello che è stato dal punto di vista sociale, culturale, economico, politico, il 68, allora dobbiamo renderci conto che anche da questo punto di vista il rapporto con la difesa dei diritti umani, il cercare di vivere i diritti umani, anche dal punto di vista educativo, è stato certamente un ambito che ci ha visti variamente toccati. Ecco, allora, prima di dare la parola al dottor Dick Marty, figura conosciutissima non soltanto in Ticino e non soltanto in Svizzera, per tante ragioni che i presenti certamente conoscono, di cui eventualmente egli stesso vorrà parlarci, forse vale la pena che partiamo da quella che è il preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Perché credo che ciascuno di noi abbia avuto modo di leggere qualche stralcio, qualche momento, di aver avuto occasione di approfondire questi dati, ma forse non gli è stato possibile considerare l'insieme di questo preambolo che nei suoi principi fondamentali tanti danno per scontato e che invece per tanti aspetti, quantunque sia stato proposto nel 1948, non risulta particolarmente conosciuto. E forse
leggere brevemente queste parole così intense, così entusiasmanti e difficili nello stesso tempo, credo che possa essere un inizio introduttivo a quello che avremo il piacere di ascoltare dalla voce del dottor Marti. A pagina 1 del fascicolo distribuito questa sera, il testo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 10 dicembre 1948, inizia così. Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, considerato che la violazione e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dalla paura e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo, considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere come ultima istanza alla ribellione contro la tirannide e l'oppressione, considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà, considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali, considerato che una concezione comune di questi diritti e libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di quegli impegni, l'Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le nazioni. E poi il testo continua per i 30 articoli che contraddistinguono e in cui si dispiega questa dichiarazione. Allora, rispetto a questo preambolo, che è certamente un preambolo molto impegnativo ed estremamente interessante, viene voglia di fare una domanda che può sembrare banalmente giornalistica, ma potrebbe essere, per esempio, a che punto siamo? Ed è una domanda complessa e che in una serata ovviamente può essere solo istruita, ma che ha come interlocutore fondamentale un uomo che per la difesa di certi diritti ha dedicato, dobbiamo ricordarlo, decenni della sua vita. E quindi credo che, ringraziandolo ancora per la sua presenza, possa dargli subito la parola. Grazie mille, buonasera. Dunque, parlando dei diritti dell'uomo, io preferisco la versione autentica, diritto dell'uomo piuttosto che diritti umani, anche se i diritti umani è verosimilmente politicamente più corretta, però semanticamente i diritti sono dell'uomo e non sono i diritti che sono umani, si parla dei diritti del bambino, i diritti dell'uomo, evidentemente con la U maiuscola. Ma quando si parla di questi temi, tante volte si associano delle immagini. Per esempio, per la copertina dell'edizione francese, io avevo scelto un quadro di Rockwell che mi aveva impressionato da adolescente e che rappresenta la piccola Ruby Bridge, che è la prima bambina che va nella scuola che finora era riservata solo ai bambini bianchi. Siamo a New Orleans, nella Louisiana, e questa bambina la si vede scortata da quattro agenti federali in civile. E, beh, questa sera vorrei magari invocare un'altra immagine, che è l'immagine di una fotografia che è stata pubblicata alcuni anni fa, che si vede il presidente Obama seduto in un vecchio autobus della compagnia dei trasporti pubblici di Montgomery, nell'Alabama. E lui è seduto esattamente dove nel 1955 era seduta Rosa Parks, una sarta nera, che tornando dal suo lavoro molto affaticata, si era seduta dove c'erano i posti liberi, ma questi posti liberi erano riservati ai bianchi, e fu arrestata. Fu arrestata perché le leggi della città e dello Stato avevano il principio della segregazione e i neri non potevano sedersi dove i
posti erano riservati ai bianchi. Che interessante in questa vicenda è la reazione della comunità nera di allora. Siamo nel 1955, non ci sono manifestazioni violente, non si va, come troppo spesso oggi, nei centri cittadini a distruggere le vetrine e fare atti di vandalismo. La comunità nera, anche sotto la spinta del giovane Martin Luther King, decide di boicottare i servizi pubblici della città di Montgomery. E questo implica un grosso sacrificio, perché devono andare a piedi sul posto di lavoro e dunque perdono alcune ore al giorno, e la cosa dura praticamente un anno, e dopo un anno questa compagnia è sull'orlo del fallimento, ciò che induce la città a cambiare i regolamenti. Nel frattempo c'è anche stato un ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che finalmente ha deciso che queste norme erano contrarie alla Costituzione degli Stati Uniti. Questo per dire che la lotta per i diritti fondamentali è una lotta che dura da sempre, e da sempre l'essere umano si è interrogato sul bene e sul male e istintivamente ha sempre saputo quello che era bene e quello che era male. Se noi risaliamo nel tempo, la prima testimonianza scritta in cui si parlano di diritti, si codifica il rapporto tra il potere e il cittadino, dobbiamo risalire al 1750 avanti Cristo, il famoso codice di Hammurabi. È una stele che oggi è al museo del Louvre, e praticamente è la prima legge, la prima testimonianza di una legge strutturata più o meno come le leggi oggi, con degli articoli, e in questa stele si legge già che i poveri, gli orfani e le vedove sono sotto la protezione dello Stato. Dunque già abbiamo questo concetto di cosa è giusto e di cosa non è giusto. Un'altra testimonianza preziosa, e saltiamo alcuni secoli, siamo nel VI secolo prima di Cristo, è il codice di Ciro il Grande. Siamo sempre nella stessa regione, siamo nella Mesopotamia, che è un po' la culla della nostra civiltà. E anche Ciro il Grande in questo suo codice dà delle indicazioni in cui si riconoscono agli esseri umani determinati diritti. La cosa diventa più codificata e più importante col famoso Bill of Rights siamo nella dopo Cristo, nel 1689, in cui viene praticamente consacrata la monarchia parlamentare, e dunque c'è una tutela del cittadino attraverso l'attività di un parlamento che limita il potere del sovrano. Abbiamo poi una bella dichiarazione, che è la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America del 1776, in cui si dice esplicitamente che il Signore ha creato gli uomini uguali tra di loro e detentori di diritti inalienabili come la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Avremo poi la Rivoluzione francese con la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, e poi via via abbiamo la dichiarazione del 1948, frutto di un lavoro di una commissione presieduta dalla vedova del presidente Roosevelt, proclamata il 10 dicembre a Parigi al Palazzo di Chaillot. Il documento però, a mio modo di vedere, il più importante è sicuramente per la tutela oggi dei nostri diritti, è la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo,
perché contrariamente alla dichiarazione del 1948, la Convenzione europea del 1950 dei diritti dell'uomo è vincolante per gli stati che l'hanno sottoscritta e dunque c'è una sanzione nella misura in cui non vengono rispettati i diritti dei cittadini tramite la Corte europea dei diritti dell'uomo che può condannare gli stati che non hanno ottemperato ai principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Dunque vediamo che i testi sono numerosi, che tutti hanno un valore notevole, tanti hanno un valore simbolico. La Convenzione europea ha già una consistenza più concreta, perché oggi sono 800 milioni di cittadini europei che, se ritengono che i loro diritti fondamentali, così come descritti nella Convenzione, sono stati violati, hanno la possibilità, dopo aver esaurito l'iter giudiziario nazionale, di portare la loro causa dinanzi ai giudici di Strasburgo. Magari ne parleremo tra un attimo sulle ripercussioni di questa giurisprudenza sulla nostra vita di tutti i giorni. Dunque, principi proclamati già secoli e secoli fa, ma principi sistematicamente violati. Un esempio particolarmente edificante, e ritorno al 1776, è la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti. È stata scritta di proprio pugno da Thomas Jefferson, il documento è ancora conservato a Washington, e questa bella dichiarazione, se si va a vedere cosa ne ha fatto lui stesso Jefferson era un proprietario terriero ricco che ha costruito la sua fortuna sul possesso degli schiavi, e lui, nonostante avesse scritto di suo pugno queste belle frasi, lui non ha mai voluto liberare i suoi schiavi anche dopo la dichiarazione, al punto che diceva: gli schiavi bisogna tenerli come il lupo per le orecchie, perché se li lasci andare non sai bene se poi ti divora. Ecco, per dire questa dicotomia tra, diciamolo pure, tra il dire e il fare. Dunque, 1776 abbiamo questa dichiarazione, pochi anni dopo abbiamo la Costituzione degli Stati Uniti che riprende questi bei principi. Però nel 1857, dunque parecchi anni dopo, e tra l'altro 9 anni dopo la nostra bella Costituzione del 1848 che è alla base della Svizzera moderna, abbiamo una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che è certamente il documento più scandaloso della storia di questa augusta istituzione. In questa sentenza si dice che i neri, in quanto eredi o successori degli schiavi, non posseggono diritti che il bianco sia tenuto a rispettare, e dunque il nero non ha nemmeno la titolarità di agire in giustizia. Non solo, ma dice che il Congresso degli Stati Uniti non è abilitato a intervenire sugli stati che ancora conoscono la schiavitù, erano gli stati del sud, poiché la schiavitù è protetta dal diritto fondamentale del principio della proprietà privata. Ecco, siamo nel 1857, dunque non tanto tempo fa, in una nazione che pure era fondata su dei documenti che esprimevano degli altissimi valori. Abbiamo poi visto Rosa Parks, 100 anni dopo questa sentenza, che è ancora arrestata perché si siede al posto di un bianco in un autobus. Dunque, vediamo come tra le proclamazioni e i testi e la realtà ci sia sempre un rapporto assai contraddittorio. Dicevo
che la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è stato un salto di qualità, evidentemente limitato all'Europa, però un documento fondamentale perché appunto ha messo in piedi un meccanismo che permette ai cittadini di così intentare causa al proprio Stato che viola questa convenzione. La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è frutto del Consiglio d'Europa, che è stato creato un anno prima, nel 1949, Consiglio d'Europa che non deve essere confuso, come fanno ancora ogni tanto qualche giornalista, con l'Unione Europea. L'Unione Europea è un'associazione internazionale che si fonda su primariamente interessi economici e anche di politici. Scopo del Consiglio d'Europa era, proprio nato sulle ceneri di quel terribilissimo conflitto della Seconda Guerra Mondiale, che aveva quali scopi e ha tuttora quale scopo: uno, la protezione dei diritti dell'uomo; due, salvaguardare la democrazia; e tre, la protezione delle minoranze, dunque dei valori essenziali per quelli che consideriamo noi la civiltà occidentale. La Svizzera non aderì al Consiglio d'Europa nel 1949, aderirono 10 stati, ma non la Svizzera. Ed è interessante perché, leggendo gli argomenti a favore della non adesione al Consiglio d'Europa, sembra di rivivere certi dibattiti oggi nei confronti dell'Europa di oggi. Il consigliere federale, capo del Dipartimento Politico, così si chiamava ai tempi il Dipartimento degli Affari Esteri, diceva che la partecipazione al Consiglio d'Europa non era compatibile con la nostra neutralità, neutralità che durante la guerra non sempre fu rispettata in modo così rigoroso. Però mi sembra perlomeno singolare parlare di neutralità quando si parla di diritti dell'uomo, di democrazia e di protezione delle minoranze. Per finire, il Parlamento che ha fatto pressione, e nel 1963 la Svizzera aderisce al Consiglio d'Europa, ma non è in grado di sottoscrivere la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e dobbiamo aspettare fino al 1974 per vedere la Svizzera aderire a questo importante strumento internazionale. Perché? Ma semplicemente perché fino a quell'epoca la metà della popolazione svizzera era discriminata in funzione del proprio sesso. Le donne non avevano il diritto di voto, ed è solo nel 1971 che a livello federale fu concesso il diritto alle donne, e questo fu l'ostacolo che tolto, che permise poi alla Svizzera, con molto ritardo, di aderire alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Questa convenzione è importante per tutti noi, perché vi citerò solo due casi, potrei citarne tutta una fila, perché certi pensano che la Convenzione Europea protegge magari i diritti di qualche delinquente nel processo, eccetera. Non è affatto vero, può concernere ognuno di noi. Due esempi: uno è la nostra legislazione fiscale prevedeva che l'erede o gli eredi che si trovavano nell'eredità dei fondi non dichiarati, il famoso nero, che andavano a dichiararlo all'ufficio delle tasse, non solo dovevano pagare gli arretrati almeno fino al periodo di prescrizione, il che è normale perché le imposte non pagate fanno parte del debito dell'eredità, ma dovevano pagare anche una multa,
che è assurdo perché l'erede non ha commesso alcuna colpa, ma ci volle, è stata necessaria la Corte Europea di Strasburgo per dire: ma signori svizzeri, la multa può essere data solo a chi ha veramente commesso l'atto illecito e la colpa non è ereditaria, la colpa dei padri non deve cadere sui figli. E da allora la Svizzera ha dovuto cambiare la sua legislazione e dunque oggi non c'è più questa multa assolutamente insensata. Sentenza più recente concerne i malati di cancro, di un cancro particolare dovuto all'amianto, dovuto al contatto nell'attività professionale quando il datore di lavoro non aveva preso le precauzioni imposte da questa sostanza estremamente pericolosa. Cosa capitava? Che ogni volta che un ammalato voleva fare causa al suo datore di lavoro, una causa civile, cioè una causa in risarcimento del danno subito, si vedeva opposto la prescrizione. Perché? Perché il cancro dovuto al contatto con l'amianto si dichiara molto tardi, cioè c'è un periodo di sviluppo occulto della malattia che fa sì tra l'atto di negligenza e di contatto dell'operaio con l'amianto e la dichiarazione, l'espressione visibile della malattia, passavano più di 10 anni e dunque nessun malato in Svizzera riusciva a ottenere un risarcimento a seguito di una negligenza del suo datore di lavoro. Lì ci volle ancora una volta la Corte di Strasburgo per dire: signori svizzeri, voi violate i diritti fondamentali dei vostri cittadini che hanno un diritto di poter portare in giustizia una causa contro delle negligenze del suo datore di lavoro, del loro datore di lavoro. E dunque la Svizzera, e questa è musica recente, ha dovuto cambiare il suo diritto della prescrizione. Ci sono poi state tutta una serie di sentenze che hanno contribuito a modernizzare il nostro diritto, per esempio il fatto di poter ricorrere contro tutte le decisioni amministrative di fronte a una autorità giudiziaria lo dobbiamo a una sentenza di Strasburgo, una sentenza degli anni 80, che era tra l'altro per una multa di 30 o 40 franchi nel Canton Vaud, in cui praticamente non c'era possibilità di ricorso dinanzi ad una istanza indipendente per questo tipo di multe, e anche lì Strasburgo ha detto: no, il cittadino deve potersi rivolgere a un'autorità giudiziaria, e da lì è nata tutta la giurisdizione amministrativa. Per dire che il Consiglio d'Europa, attraverso la Convenzione e attraverso la sua applicazione tramite la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha permesso di notevolmente consolidare i nostri diritti fondamentali. E questa Corte, purtroppo non sufficientemente conosciuta dai nostri concittadini, è qualcosa di estremamente importante perché contribuisce alla sicurezza del diritto e dei nostri diritti. Dunque, per ritornare ai bei principi proclamati e alle successive sistematiche violazioni che ci sono in pratica, potremmo citare i provvedimenti contro il terrorismo. Dopo l'11 settembre, il presidente Bush, la sera stessa, ha dichiarato solennemente la guerra al terrorismo, tra l'altro citando anche la Bibbia, se ben ricordo, era il canto del buon pastore. E prende alcune decisioni che sono altamente significative e che avranno conseguenze per tutto il mondo.
Lui dice, la sua amministrazione dice, come prima cosa, gli atti di terrorismo non devono ricadere nell'ambito della giustizia. Dunque, niente giudici, niente procuratori, niente avvocati, niente garanzie di un processo equo, che è, il processo equo è una delle garanzie fondamentali di uno Stato di diritto. Dice: siamo in guerra. E allora gli si ricorda che anche la guerra risponde a certe regole, e certe regole devono appunto essere rispettate. Per esempio, non si può bombardare le popolazioni civili, e che tutti i prigionieri di guerra devono poter essere visitati dai delegati del Comitato Internazionale della Croce Rossa. Dunque tutti i prigionieri devono essere trattati in modo rispettoso, prigionieri di guerra, e i loro nominativi devono essere trasmessi al Comitato Internazionale della Croce Rossa di Ginevra. Tutte queste regole sulla guerra sono codificate in quelle che si chiamano le convenzioni di Ginevra. E Bush risponde: ah, ma niente convenzioni di Ginevra, perché non è una guerra classica tra eserciti, ma è una guerra asimmetrica. E le conseguenze sono allora che lui invoca l'articolo 5 del trattato della NATO, che è l'alleanza militare dell'Atlantico Nord, articolo 5 che dice: se un membro dell'alleanza è aggredito militarmente, gli altri membri sono tenuti a prestargli assistenza. L'emozione è tale, siamo nei primi giorni di ottobre del 2001 a Bruxelles, che nessuno degli stati presenti e membri dell'alleanza contesta l'applicazione dell'articolo 5, anche se si poteva discutere sul fatto che si trattasse di un'aggressione militare da parte dei terroristi. Sulla base dunque di questo, di questa messa in opera dell'articolo 5, gli Stati Uniti concludono tutta una serie di trattati segreti con gli stati della NATO, membri della NATO, con tutti i candidati a diventare membri della NATO e con diversi stati membri del partenariato per la pace. E in questi trattati segreti ci sono alcuni principi comuni. Uno è che tutte le azioni antiterrorismo sono dirette dalla CIA. Due, tutti gli agenti della CIA godono dell'immunità assoluta in tutti i paesi, dunque qualsiasi cosa commettano non possono essere processati né arrestati nello stato in cui si trovano. Tre, i servizi segreti, di regola i servizi segreti militari sono tenuti a prestare assistenza agli agenti della CIA se richiesti. E infine tutte queste operazioni sono sottoposte al più alto codice di segretezza previsto dalla NATO, che è il principio need to know, cioè solo le persone strettamente necessarie all'esecuzione dell'operazione devono essere informate. E tramite questi principi vengono messe in opera tutta una serie di provvedimenti che sono contrari non solo alla Costituzione americana, ma anche alla Costituzione di tutti gli Stati europei. In particolare vengono sequestrati, dico sequestrati e non arrestati, perché arrestare è un'azione dello Stato che risponde a delle leggi, cioè la persona deve essere arrestata se ci sono degli indizi a suo carico entro di solito 24 o 48 ore, deve essere
presentato a un giudice, no, sulla base di semplici sospetti, delle persone in numerosissimi paesi sono sequestrate da agenti della CIA in collaborazione con gli agenti segreti del paese in questione, vengono trasferiti in un aeroporto e consegnati a degli equipaggi di aerei che sono aerei a disposizione della CIA. Sono degli aerei che appartengono a delle società private di copertura, ma che è stato accertato sono delle aziende che appartengono alla CIA, come la cripto tra l'altro apparteneva alla CIA. Queste persone vengono, sulla base di sospetti, dunque senza nessuna garanzia che si riconosce a qualsiasi serial killer, cioè quella di potersi difendere, di avere un avvocato, di essere sentita da un giudice, di poter ricorrere, niente di tutti questi diritti, vengono trasportati a Guantanamo o in Iraq, nella famigerata prigione di Abu Ghraib, o nella prigione di Bagram a Kabul, oppure in prigioni segrete in diversi paesi. Non solo, ma queste persone vengono interrogate con delle tecniche di interrogatorio rafforzate, come le chiama l'amministrazione americana, e quando si legge questo manuale, altro non è che un codice raffinato di tortura. Le persone sono private di sonno per 10 giorni, poi possono dormire solo 4 ore, poi riprende un ciclo di non sonno, c'è un'alternativa di temperature altissime, temperature molto basse, suoni in frequenze che incidono sul cervello, e poi c'è il famoso waterboarding, che è mettere la testa nell'acqua fino al soffocamento, oppure con un imbuto riempirli d'acqua, eccetera. È stato documentato che uno ha subito 84 volte questo trattamento di fila, e questo, diciamo, capita sotto l'egida di uno dei paesi che è considerata la più grande democrazia del mondo e che si fonda su quella bellissima dichiarazione di indipendenza che abbiamo appena citato. Nel novembre del 2005 il Washington Post, ancora lui, come in questi giorni tra l'altro, cita che delle prigioni segrete della CIA sono state create in paesi democratici europei. E questo crea un notevole scalpore. Proprio in quei giorni la Commissione dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa era riunita a Parigi e io ero proprio in quella seduta, era 2 giorni, un giorno dopo la pubblicazione dell'articolo del Washington Post, sono nominato presidente di questa commissione. E dunque questa notizia del giornale americano ci mette in allarme, perché l'esistenza di carceri segrete in Europa è assolutamente contraria alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, anche perché il Consiglio d'Europa conosce un meccanismo di controllo su tutti i luoghi in cui in cui delle persone sono private della loro libertà. Cioè ogni Stato membro, oggi sono 47 i membri del Consiglio d'Europa, ogni Stato membro deve notificare al Consiglio d'Europa tutti i luoghi in cui sul suo territorio delle persone sono private della libertà. Il Consiglio d'Europa dispone di un organismo speciale
costituito da medici, psichiatri, psicologi, giuristi, eccetera, che visitano questi luoghi e stabiliscono dei rapporti sullo stato di questi luoghi e sulla compatibilità con i diritti fondamentali e la dignità umana. E dunque il carcere segreto è necessariamente contrario alla Convenzione europea. E dunque decidiamo che dobbiamo cercare di far luce, perché riteniamo inaccettabile che questo capiti in uno degli stati del Consiglio d'Europa. E dunque, siccome nessuno è candidato spontaneo per indagare sulle attività della CIA, c'è un consenso immediato dicendo: ma deve farlo il presidente, uno perché è presidente, due perché è svizzero, tre perché è ex magistrato, e dunque mi trovo a dover fare un'inchiesta che appare all'inizio quasi impossibile. Noi abbiamo molto mezzi limitati, sono da solo e non a tempo pieno, perché nessun politico svizzero, a parte i consiglieri federali, sono a tempo pieno, e posso reclutare un giovane collaboratore di 29 anni. Il Parlamento europeo, che è il Parlamento dell'Unione Europea, quando viene a sapere che noi abbiamo aperto un'indagine, reagiscono anche loro, perché dicono: anche noi non possiamo tollerare che questo capiti eventualmente in uno dei nostri stati. Devo dire che tutti gli stati dell'Unione Europea fanno parte anche del Consiglio d'Europa. Però il Parlamento Europeo ha infinitamente più mezzi, dunque lui costituisce una commissione di 46 membri, 46 deputati, più un segretariato di 10 o 12 persone solo per quell'attività di indagine. Dunque noi siamo in Vespa, loro hanno la Ferrari. Però quando si tratta di inseguire qualcuno nei vicoli di una città medievale, la Ferrari non è molto idonea, va molto meglio la Vespa. E questo in questo caso sarà clamorosamente confermato, perché è chiaro che l'unica speranza di trovare la verità è quella di giocare un po' anche noi agli agenti segreti e di poter avvicinare delle persone che sappiamo che sanno. Però per ottenere il dialogo con le persone che sanno bisogna dimostrare che noi sappiamo anche noi qualcosa, e lì bisogna anche un po' bluffare per far capire che sappiamo molto di più di quello che in realtà sappiamo. E è una reazione psicologica che chi di professione ha poi fatto di interrogare le persone sa che è un metodo molto valido. Quando uno vede che qualcuno sa qualcosa, sente subito il dovere di far capire che lui ne sa di più, intanto ti racconta qualcosa. E dunque attraverso dei contatti che abbiamo avuto in diversi paesi, così abbiamo potuto ricostituire un po' tutta questa attività, ed è così che abbiamo saputo di questi accordi segreti, di come queste persone erano interrogate, e abbiamo scoperto che queste carceri segrete erano in Polonia, in Romania, in Lituania. Abbiamo anche scoperto che paesi come la Germania, come l'Italia, come l'Inghilterra, come l'Irlanda, eccetera, e molti altri, hanno attivamente collaborato, per esempio, a consegnare al di fuori degli accordi di assistenza giudiziaria, dunque in modo illegale, delle persone ritenute sospette a questi equipaggi della CIA. Questo capita nell'Europa democratica. Noi abbiamo incontrato l'ostilità di praticamente tutti i governi, perché tutti i governi hanno fatto di tutto
per ostacolare la ricerca della verità, invocando sistematicamente il segreto di Stato. Abbiamo messo in evidenza un caso che concerneva la Germania, di un cittadino musulmano che però viveva in Germania, El Masri si chiamava, e che si chiama, e che stava recandosi, credo, in Grecia, in vacanza, arriva al confine macedone e viene fermato, trattenuto 15 giorni in una stanza d'albergo dal quale non può uscire, e poi viene consegnato a un equipaggio della CIA a Skopje. Riusciamo a ricostruire esattamente il volo da Skopje a Kabul. A Kabul lui viene detenuto in questa famigerata prigione di Bagram, viene torturato, eccetera, fino al giorno in cui si accorgono che non è l'Al-Masri che sospettavano, ma era un caso di omonimia. E dunque viene ricaricato su un altro aereo, viene portato in Albania, viene caricato su un camioncino, gli occhi bendati, e a un certo momento viene estratto dalla macchina, gli dicono cammina, e lui, sicuro che gli sparano nella schiena, invece arriva a un posto di confine e poi torna in Germania, racconta la sua storia. Nessuno gli crede, addirittura c'è una campagna stampa contro di lui e contro tutti i musulmani, dicendo che ha inventato questa storia per screditare lo Stato, per ottenere delle indennità, eccetera, eccetera. È assistito da un giovane avvocato che viene a trovarmi, mi racconta la storia, e io dico va bene, però vorrei incontrare Al-Masri. Lui viene a Strasburgo, lo sento un giorno intero e mi convinco che sta dicendo il vero. E tra l'altro ci sono tutta una serie di indizi che ci permettono di corroborare. Lui ci parla, per esempio, di un certo momento ha sentito una scossa, un terremoto. Possiamo ricostruire che a tale data in effetti a Kabul c'era stata una scossa sismica. Finalmente riusciamo a convincere un procuratore germanico a aprire un'inchiesta, cosa che fa. Gli suggeriamo di fare un'analisi dei capelli, perché lui dice che ha fatto anche sciopero della fame, eccetera, e l'analisi dei capelli conferma che, per esempio, ha bevuto dell'acqua che è compatibile con un soggiorno in Afghanistan e che non è compatibile invece con quello che c'è in Europa. Bref, per finire, questa storia è interamente confermata. Nel Parlamento tedesco viene costituita una commissione d'inchiesta, una commissione parlamentare d'inchiesta, che è richiesta dal Partito Liberale e dal Die Linke, che è il partito di estrema sinistra, mentre al governo c'è la coalizione socialisti e conservatori, la CDU. E allora l'interrogatorio, io mi hanno sentito come testimone esperto dinanzi a questa commissione, era qualcosa di abbastanza allucinante, perché i più aggressivi erano quelli di sinistra, che logicamente si poteva invece pensare che fossero quelli più come dire, benevoli e più motivati a trovare la verità. Mentre quelli che erano più benevoli e che volevano la verità erano soprattutto i liberali. In realtà eravamo non tanto tempo prima delle nuove elezioni e il leader dei socialisti era quello che oggi è presidente della Repubblica Tedesca, Steinmeier, il quale al momento dei fatti era il capo del Kanzleramt, il capo della Cancelleria federale, e che era il referente politico dei servizi segreti. Dunque, non si voleva
che venisse fatta luce, che potesse mettere in cattiva luce il referente socialista, allora responsabile dei servizi segreti. La commissione chiede al governo un rapporto su tutta la vicenda. Il governo consegna un opuscolo che io ho visto, e questo opuscolo è buffissimo perché ci sono alcune pagine che raccontano cose banalissime, formalità amministrative, eccetera. Poi tutte le pagine annerite con un timbro in bianco, Staatsgeheimnis, segreto di Stato. La frazione liberale fa un ricorso alla Corte Costituzionale federale. C'è questa possibilità in Germania che una frazione possa ricorrere contro il governo, dicendo il governo non ha diritto di nascondere queste informazioni al Parlamento. Nel frattempo però ci sono le nuove elezioni, e con le nuove elezioni il mandato della commissione parlamentare si spegne automaticamente, e nella nuova legislatura bisogna riattivarla, e per riattivarli ci vuole un quorum. Cosa succede? E con le nuove elezioni il Partito Liberale partecipa al governo con la CDU. E Westerwelle, capo dei liberali, che diventa ministro degli affari esteri. Quando si tratta di riattivare la commissione, la CDU non vuole la commissione perché da sempre era al governo e non ha interesse a fare luce. I socialisti, per i motivi che ho già detto, non vogliono la commissione perché non vogliono offuscare la possibile carriera del loro leader, e i liberali, che sono al governo e che per di più hanno il Ministero degli Affari Esteri e dunque sono in stretto contatto con gli Stati Uniti, improvvisamente non vogliono più la commissione. Gli unici che la vogliono sono Die Linke, l'estrema sinistra, che non ha i numeri per fare la commissione. Dopo l'elezione la Corte Costituzionale rende la sua sentenza. La sentenza dice: il governo non ha il diritto di nascondere queste informazioni e deve darle alla commissione d'inchiesta. Ma la commissione d'inchiesta non c'è più, e dunque queste informazioni non vengono più date. L'unica, e dunque c'è stato un blocco politico nella ricerca della verità. In Italia abbiamo la storia, che forse conoscete, di Abu Omar, che è un imam della moschea di Milano, che è un rifugiato politico egiziano. Rifugiato, non un richiedente d'asilo, lui ha lo statuto riconosciuto di rifugiato perché è perseguitato nel suo paese. Lui, come tutti i giorni a mezzogiorno, si reca in moschea, e un bel giorno non arriva più, scompare. È strano, strano, tutti si chiedono dove è andato a finire, nessuno lo trova. E la magistratura italiana, che stava controllando questa moschea, anche lei si chiede dove è. E lì i servizi americani si fanno avanti e dicono: ah, i nostri servizi l'hanno visto in Bosnia a combattere. La magistratura italiana, che ha sotto controllo questa moschea, ha anche dei controlli telefonici, e a un certo momento sentono una donna che dice: ah, ma io ho visto quel giorno, poi ho visto che è stato avvicinato da alcune persone vicino a un furgone, poi non l'ho più visto. Allora interrogano questa signora, che effettivamente conferma, e poi aggiunge: ah, ma adesso che ci penso, c'erano diverse persone in giro e tutti avevano il telefono all'orecchio. Allora il magistrato italiano chiede alla società dei telefoni di indicare tutti i numeri di telefono mobili
che facevano capo alla stessa antenna di quel settore a quell'ora lì. Però per fare questo c'è bisogno di un software particolare, molto complesso, e questo software, questo strumento informatico, la polizia italiana l'ha ricevuto da 2 anni e l'ha ricevuto proprio dalla CIA. E grazie a questo software possono individuare tutte le utenze che erano collegate tra di loro nello stesso settore di quell'antenna. E lì scoprono 17 utenze che sono intestate a persone inesistenti. Dunque ricostruiscono la storia di ogni utente, tutti i numeri chiamati, eccetera, eccetera. Con questo risalgono agli alberghi, con questo risalgono ai passaporti che sono stati depositati ritrovano anche delle carte per l'autostrada, bref, ricostruiscono tutta la storia. Ci sono 23 o 24 agenti della CIA che erano in Italia e che hanno partecipato al sequestro di questo Abu Omar, che è stato effettivamente preso sul marciapiede, tra l'altro da un agente italiano dei ROS, dei carabinieri, messo in questo camioncino. Il camioncino parte in direzione di Aviano, che è una base aerea NATO, caricato su un aereo. Questo aereo va fino a Ramstein, una grossa base americana in Germania, e da Ramstein in Egitto, dove è torturato, e la polizia italiana, che devo dire molto brava, scopre che il capo della CIA in Italia, che non è altro che era il console americano di Milano, come copertura, il giorno dopo va a Zurigo e da Zurigo va al Cairo, evidentemente per suggerire le domande a Abu Omar. Ecco, vi racconto questi dettagli per dirvi che tutte queste cose capitano nel XXI secolo nei nostri paesi, considerati di alta civiltà e di rispetto dei diritti fondamentali. La procura apre evidentemente, Armando Spataro, che conosco molto bene, apre un procedimento contro questi agenti, ma scopre che il SISMI ha collaborato strettamente e riesce a incastrare anche il capo del SISMI, il generale Pollari. E io ho visto le prove, ci sono degli ascolti telefonici che incastrano Pollari, che io ho sentito a Strasburgo interrogato dal Parlamento europeo, in cui giura il falso. Io sono sentito come testimone al processo di Milano, che si apre proprio il giorno dopo l'elezione di Barack Obama. Al mattino alle 6 io avevo sentito il discorso fatto a Boston da Obama, là era mezzanotte, e avevo le lacrime agli occhi, e alle 10 ero a Milano a rispondere al tribunale. Condannati tutti, e gli agenti in contumacia perché erano già partiti tutti, se non che il governo ha opposto il segreto di Stato, e per finire la Corte di Cassazione ha condannato non solo gli agenti americani ma anche italiani, anche il generale Pollari. La Corte Costituzionale, con una sentenza chiaramente politica, ha invece detto che i mezzi di prova contro Pollari erano coperti dal segreto di Stato e dunque non potevano essere utilizzati nel processo e dunque non si poteva condannarlo. Tutto questo, alla fine, l'unica istanza che veramente ha riproclamato senza ambiguità i diritti fondamentali è la Corte Europea di Strasburgo, che ha condannato l'Italia per la vicenda Abu Omar, la Macedonia per la vicenda di El Masri, ha condannato la Polonia, la Romania, la Lituania. C'è anche una condanna per la Svizzera, ed è un caso abbastanza impressionante, che
che concerne un signore di Campioni d'Italia, un italo-egiziano che abita a Campioni d'Italia da 40 anni a questa parte e che a Lugano aveva un istituto finanziario che non ha mai dato adito a reclami di sorta. Una volta si trova a Londra per affari, quando paga l'albergo, la signorina dice: ah, si accomodi un attimo perché c'è un problema tecnico con la sua carta. Pochi minuti dopo arrivano due agenti di Scotland Yard e gli dicono: signor Nada, lei deve rientrare immediatamente a Campione e sappia che tutti i suoi beni nel mondo intero sono sotto sequestro e che lei, una volta a Campione, non potrà più uscire, non può più varcare nessun confine, perché lei è sulla lista nera di Al-Qaeda del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Quando scopro questa vicenda che mi è segnalata da un noto medico ticinese, Nada era paziente da questo medico, che mi dice: guardi, io lo curo da anni, una persona di grande cultura, questo medico è una persona molto credente, cattolico, io lo conoscevo perché ci siamo trovati in molti dibattiti su problemi di eutanasia, di aborto, eccetera, e mi dice: ma guardi, capita questo, mi racconta quello che vi ho raccontato adesso, e fa: non può difendersi, non c'è nessuna istanza di ricorso, niente. E io dico: ma sarà un bravo medico, ma non ha capito niente, è possibile che un'istanza come l'ONU possa trattare le persone in questo modo? E dunque io incontro, mi chiede se posso incontrare questa persona, e dico sì, a condizione che il suo avvocato sia d'accordo e che io comunque di mandati non ne assumo, ma politicamente mi sembra una cosa importante. Allora lo sento e effettivamente mi conferma tutte queste cose. Non è mai stato sentito, mai stato interrogato da nessuno. E non può ricorrere a nessuna parte. Allora io scrivo subito al nostro ambasciatore alle Nazioni Unite, che era Peter Maurer, oggi presidente della Croce Rossa Internazionale, e dico: ma è possibile? E lui mi risponde subito con due parole: sì, purtroppo è possibile. E la procura, sulla base di questo, la procura di Berna, procura federale, e la procura di Milano aprono un'inchiesta penale contro Nada per vedere, perché lui è accusato di aver finanziato gli attentati dell'11 settembre. Le due procure concludono a non luogo a procedere e lui rimane sulla lista nera. E dunque tutta la sua attività è crollata, ha dovuto licenziare tutti, hanno perdite terribili, e non può uscire dall'enclave di Campione, è stato sulla lista 8 anni. E dunque io ho portato la cosa dinanzi al Parlamento, ho incoraggiato, ho incontrato il suo avvocato, gli ho detto: ma perché non ricorrete, perché la procura di Berna non concludeva, gli ho detto: ma perché non fate ricorso? Ah, perché Nada, nella sua mentalità, fare ricorso in Svizzera vuol dire un atto di sfiducia nei confronti della Svizzera. Dunque io gli dico che non è così le cose, che anzi se fa ricorso aiuta la Svizzera ad avere una buona giustizia. Dunque ricorre e per finire va al Tribunale federale. Il Tribunale federale fa una sentenza in cui la motivazione dà ragione a Nada, però conclude: noi siamo tenuti al rispetto delle decisioni del Consiglio di Sicurezza e dunque non possiamo fare niente per Nada. Allora io dico a Nada: senta, ricorre a Strasburgo, ha il 20% secondo me di vincervi, ma se vince fa un grosso servizio alla giustizia. Allora gli procuro un avvocato a Londra, che è specializzato in queste cose, va a Strasburgo e vince. Nel frattempo si vede che però anche gli americani perché sono gli americani che l'hanno fatto mettere sulla lista, esce dalla lista dell'ONU, però la Corte di Strasburgo decide comunque
di condannare la Svizzera, perché la Svizzera era quel, non potevano condannare gli Stati Uniti perché non sono membri del Consiglio d'Europa, però la Svizzera come esecutrice della sanzione, che non lasciava uscire nada da campione, è stata condannata. Dunque vediamo, e qui ritorno all'importanza della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e del Tribunale di Strasburgo, e grazie al Tribunale di Strasburgo che in questa notte fonda e truce della lotta antiterrorismo è l'istanza che ha mantenuto la luce dei diritti dell'uomo. La domanda che possiamo porci è dire, ma dinanzi al terrorismo non dobbiamo essere ingenui, ci vogliono dunque dei mezzi speciali. Allora, questi mezzi, arresti illegali, prigioni segrete, torture, abolizione di qualsiasi diritto, sono giustificabili e sono efficaci? Allora, non sono conformi al diritto, su questo è pacifico. Ritengo che non siano conformi ai principi etici di una società civilizzata. E terzo, sono efficaci? No, non sono assolutamente efficaci. Perché? Perché in realtà, così facendo, noi abbiamo dato una prima vittoria ai terroristi, che è quella di abbattere il nostro sistema, e abbiamo dato loro la legittimità di combattere uno Stato che non sa rispettare le proprie leggi. E qui vorrei ritornare all'Italia e agli anni di piombo. Io ero procuratore e ho avuto occasione di collaborare ad alcune riprese con il gruppo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Avevamo avuto proprio qui vicino un furto in un arsenale militare a Ponte Brolla, cui erano state sottratte delle granate di guerra, dei fucili d'assalto, eccetera, poi ritrovati in covi delle BR. E Carlo Alberto Dalla Chiesa, che era il capo dell'antiterrorismo, lui aveva una visione totalmente opposta a quella che poi vediamo dell'amministrazione Bush. Lui diceva: stiamo attenti che pericolosi e pazzi sono i terroristi che passano all'atto, ma i più pericolosi sono i simpatizzanti, perché i simpatizzanti danno una legittimità ai pazzi. Il fatto che loro si sentono sostenuti da un movimento, da loro forza, li incoraggia a passare all'azione e incoraggia anche il reclutamento di nuovi terroristi. E Carlo Alberto Dalla Chiesa diceva: la simpatia al terrorismo è quello che l'ossigeno è al fuoco. E dunque diceva: stiamo attenti, nella nostra opera di contrasto al terrorismo non dobbiamo fare niente che possa nella popolazione suscitare in cerchi qualsiasi un certo movimento di simpatia per questi individui, dobbiamo isolarli. E dunque dobbiamo, uno, fare dei processi pubblici, cui dimostriamo la pazzia di queste persone, e dobbiamo rispettare le leggi della Repubblica, ed è quello che è stato fatto. C'è un episodio che ogni volta che racconto mi viene un po' la pelle d'oca, perché sono rimasto talmente impressionato. C'erano stati, credo, 2 o 3 intellettuali in Italia che avevano messo sul tavolo, siamo dopo il sequestro Moro, maggio 1978, che dicono: ma in certe circostanze, quando si tratta di salvare la vita, bisognerebbe autorizzare l'uso della tortura. È il solito argomento che è falso in realtà. Ma vabbè, chi è andato in televisione a rispondere a questi signori? Non Amnesty International, non un qualche professore di università che scendeva dalla sua torre d'avorio, no, è il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa,
capo dell'antiterrorismo e bersaglio numero uno dell'EBR. Lui è andato a televisione e ha detto, con cittadini, la perdita di Aldo Moro è una tragedia per l'Italia, ma l'Italia sopravviverà. Ma se reintroduciamo la tortura, l'Italia non sopravviverà. Che un militare, che una persona impegnata in prima linea avesse la lucidità in quel momento, dove probabilmente tutti magari avrebbero poi accettato magari di reintrodurre, lui ha avuto la lucidità di richiamare le persone alla razionalità e al rispetto dei valori del paese. Ricordo per la cronaca che Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato assassinato, ma non è stato assassinato dai terroristi, ma dalla mafia nel 1982. Mi dica lei quando devo terminare, ma vorrei solo aggiungere una cosa sulla percezione del pericolo. Il terrorismo dal 2000 a oggi negli Stati Uniti ha provocato la morte di 3.030 persone, quasi tutte all'11 settembre. Sapete quanti morti nello stesso periodo ci sono stati dovuti a un'arma da fuoco? Sia per sparatorie tra delinquenti, sia per sparatorie della polizia, che in America spara molto facilmente, soprattutto se il bersaglio è nero, sia dei suicidi, una cifra che secondo me nessuno di voi indovinerà, sono oltre 500.000 morti. E dunque vediamo che da una parte per il terrorismo si è pronti a sacrificare tutti i principi morali dello Stato e legali, dall'altra parte dove c'è una delle vittime che ricordano quelle di una guerra non si è pronti a minimamente limitare la circolazione delle armi, e questo la dice lunga di come la paura è diventato in realtà uno strumento di potere e come si può manipolare la paura su certi fatti e attenuarla su altri fatti. Racconto ancora un episodio agghiacciante secondo me e poi concludo. Perché l'11 settembre? Cioè, se vogliamo combattere il terrorismo dobbiamo capire o cercare di capire quali sono le cause che scatenano questi comportamenti. E qui dobbiamo evitare un malinteso, capire non vuol dire giustificare, vuol dire fare un'analisi clinica di un processo, cosa è che scatena quella reazione. E allora bisogna, secondo me, cominciare a ripercorrere la storia del Medio Oriente, delle umiliazioni che ci sono state e che continuano a esserci. Nel 1916 due personaggi si mettono a tavolino e tracciano una riga, un francese Picot e l'inglese Sykes, e dicono questo a me, questo a te, creano degli stati che non hanno nessuna tradizione storica, non chiedono niente alle popolazioni e continua così. Però per ritornare concretamente all'11 settembre, credo che bisogna risalire, mi pare che è il 18 o il 20 agosto, 20 mi pare, agosto del 1998. Quel giorno la Marina americana bombarda con dei missili Tomahawk in Afghanistan dicendo che vogliono colpire Bin Laden, in realtà Bin Laden non è lì, e uccidono dei civili. E poi bombardano una fabbrica a Al-Shifa, in Sudan, una fabbrica che loro, cioè tutta una propaganda americana che dice, fabbricano del veleno paralizzante, un veleno terribile, per preparare degli attentati. Il governo sudanese, la fabbrica distrutta, dicono
vengano gli specialisti americani, perché se c'è quel veleno, il gas nervino, se c'è gas nervino in tutta la zona, c'è nella terra, ci sono dei residui necessariamente. Gli americani rifiutano l'invito. C'è un rapporto che potete consultare in internet dell'ambasciatore tedesco che dice: no, questa fabbrica, in modo risaputo, era una fabbrica di medicamenti e il medicamento principale prodotto era un antimalarico che riforniva una parte importante dell'Africa. La malaria è una malattia che è curabile a condizione di prendere il medicamento entro i primi 2 giorni. Se non si prende il medicamento, i bambini sotto i 5 anni hanno un'altissima probabilità di morire, le persone anziane e deboli pure. E l'ambasciatore tedesco dice: c'è stata una grossa penuria di medicamenti dopo questo bombardamento e ci sono stati più di 10.000 morti, principalmente bambini. Se si va, ci si dà la pena di andare a leggere cosa scriveva Al-Qaeda in quel periodo. Al-Qaeda ha detto: noi ci vendicheremo, ma non siamo vigliacchi come gli americani che ci bombardano da migliaia di chilometri di distanza, noi andremo sul loro territorio e ci vendicheremo. Io ho avuto la curiosità di andare a vedere cosa capitava nel mondo degli Stati Uniti quel 20 gennaio e sono proprio capitato su qualcosa che mi ha impressionato. Quel giorno era interrogato da una commissione in diretta alla televisione la signora Monica Lewinsky, la famosa stagiaire che aveva avuto dei rapporti sessuali col presidente Clinton, cosa che il presidente Clinton sotto giuramento aveva negato, e c'era la procedura di impeachment contro Clinton. Dunque l'ipotesi che l'amministrazione americana abbia costruito questo bombardamento e questa favola del gas nervino per distogliere l'attenzione è più che probabile, tant'è vero che se al 20 di gennaio la popolarità di Clinton era ai minimi storici, dopo il bombardamento è risalita. Un giornale che non è sospettabile perché è quello della destra economica, The Economist, ha detto: con queste azioni sciagurate abbiamo creato 10.000 fanatici in più. Ecco, io concludo dicendo che tutto quello che ho raccontato può apparire come una visione molto pessimistica della situazione nel mondo. E mi rifarei allora a una dichiarazione di Gramsci. Sembra strano che un liberale citi Gramsci, però essere liberali è anche saper rispettare uno dei grandi intellettuali del secolo scorso, che ha scritto cose assolutamente mirabili, ristretto nelle carceri fasciste, in condizioni di salute disastrose. Gramsci gli parlava del pessimismo dell'intelligenza e dell'ottimismo della volontà, e questo è un po' il sentimento che risento io. E sempre con Gramsci vorrei dire che uno dei più grossi pericoli dell'epoca attuale è l'indifferenza, e Gramsci diceva: odio gli indifferenti. Vivere vuol dire essere partigiani. Grazie. Nella mia attività mi è successo centinaia di volte di essere questi anni alla destra o alla sinistra di un relatore, di una relatrice, di qualcuno che è intervenuto, per esempio è successo varie volte qui a Losone. Raramente mi è successo di notare quanto
la storia e la vita siano inscindibilmente collegate in tutte le parole che noi abbiamo ascoltato questa sera. Storia e vita nel senso di vivere da protagonista, non soltanto da persona informata dei fatti, ma da protagonista una serie di avvenimenti nella loro tragicità, l'abbiamo ascoltato, e in tutta una serie di elementi che certamente hanno toccato la vita di tante persone. Il dottor Marti parlava per esempio del generale Dalla Chiesa. Quando nello scorso 3 settembre a Milano è stata vissuta la commemorazione della uccisione del generale Dalla Chiesa e di Emanuela Setti Carraro, la moglie, e dell'agente della scorta, ha fatto una sua testimonianza un nipote che ha avuto pochissime occasioni, se non da piccolo, di vedere il nonno, e ha ripercorso tutta una serie di momenti qualificando i dati essenziali della sua esperienza di vita. E questa dimensione di rittura e di attenzione ai diritti era esattamente quello che il dottor Marti ci ha raccontato dal suo osservatorio di magistrato e di persone che ha collaborato per inchieste, vicende particolarmente drammatiche, ed è veramente ribadito in questi termini. E quando la mafia ha ucciso il generale Dalla Chiesa, quando si è trovato da solo, senza strumenti, con una politica assolutamente colpevole che invece di dotarlo degli strumenti necessari ha rinviato tutto il rinviabile e di più, salvo poi accorgersi che probabilmente sarebbe stato opportuno intervenire in maniera diversa. Il dottor Marti ha parlato di terrorismo. Uno di coloro che in Italia è stato ucciso dalle Brigate Rosse, anzi da prima linea in quel contesto, fu un capo del personale dell'Ercole Marelli, una grande azienda, il dottor Renato Briano. Era il 12 novembre del 1980. Uno dei primi funerali che il cardinale Martini, diventato arcivescovo pochi mesi prima, aveva celebrato, andando al capezzale per la famiglia. E io ricordo, perché conoscevo bene la famiglia, sono in qualche misura cresciuto insieme ai figli di quest'uomo che era un operatore di pace in qualsiasi contesto, che fosse la polisportiva dei figli piuttosto che l'attività in fabbrica, e la moglie, che è persona assolutamente al di fuori di qualsiasi discorso di carattere religioso, pochi giorni dopo questa tragedia scrisse di aver perdonato coloro che avevano ucciso il marito, partendo da un dato fondamentale: mantenere acredine e rancore non mi restituisce mio marito e non lo restituisce ai miei figli. Mi sono permesso di fare queste due piccole considerazioni nella linea di quanto abbiamo ascoltato con grandissimo interesse dal dottor Marti, in una logica nella quale davvero c'è una domanda di fondo che abbiamo ascoltato anche nelle sue ultime parole: come possiamo costruire l'ottimismo della volontà in situazioni che sono certamente difficili, complesse, e che tra l'altro raccontano, come nel suo libro Una certa idea di giustizia si nota tantissime volte in tanti passaggi successivi, che quelli che sono i contesti che farebbero meno aspettare a ciascuno di noi di poter riscontrare la violazione dei diritti, sono invece i contesti che ci circondano tutti, che sono vicino a noi e che invece perpetrano tutto questo. E questo è un dato certamente che ci fa molto riflettere. Che cosa abbiamo cercato di fare in questo nostro percorso? E questa sera, quando io dicevo, iniziando il nostro incontro, che per certi aspetti potevamo utilizzare la frase dulcis in fundo, credo che avessi qualche ragione, e la realtà dei fatti ci ha confermato al di là delle attese. Abbiamo cercato di mettere al centro dell'attenzione di tutti noi il rapporto tra giustizia, libertà e tre ambiti decisivi della vita contemporanea, perché lo era d'altra parte della vita di molti secoli fa, cioè economia, ambiente e diritti umani. È un discorso trasversale, certamente, è un discorso che ci tocca tutti, tocca le generazioni che verranno dopo di noi, a cui, l'abbiamo detto tante volte, dobbiamo cercare di lasciare un mondo che non sia peggio di come noi l'abbiamo trovato quando avevamo grosso modo la loro età. Certo, è una responsabilità importante a tanti livelli, e questa sera l'abbiamo ascoltato ampiamente. Mentre il dottor Marti parlava, mi venivano in mente le parole di Filippo Grandi, l'attuale alto commissario per i rifugiati dell'ONU,
che parlando in varie occasioni, una delle più significative è stata la lettura Carlo Maria Martini lo scorso anno all'Università Bicocca di Milano, quando faceva riferimento ai diritti dei rifugiati, ai diritti di coloro che stanno migrando dal sud al nord del mondo, faceva riferimento alla necessità di rendersi conto dell'umanità comune e di quanto sia importante tentare di essere umani, nel senso più etimologico della parola, in un radicamento nella terra che ci permette però di allargare gli orizzonti verso quell'ottimismo della volontà nella difesa dei diritti di tutti, di cui il dottor Marti questa sera ci ha parlato ampiamente. E il dato interessante è che in questi nostri tre incontri, senza che avessimo concordato nulla con coloro che si sono succeduti come relatori, una figura è stata un elemento comune, una figura che ci rimanda al V secolo a.C., è la figura di Antigone, la protagonista di una delle tragedie di Sofocle, che nella trattazione di quella opera mirabile mette a disposizione la propria vita per difendere dei diritti che sono i diritti dell'essere umano, al di là di quelli che sono i principi che questa o quell'altra legge, questo o quell'altro principio giuridico variamente presenta. Ecco, credo che questo sia un dato importante e in un momento importantissimo del suo volume il dottor Marti cita Marguerite Yourcenar, la quale, parlando di Antigone, si esprime così. La scelta di Antigone è la giustizia. Non si uccide la luce, si può soltanto soffocarla. E quante volte la luce è stata soffocata nel corso degli ultimi decenni, questa sera abbiamo avuto modo ripetutamente di sentire. Allora, prima di concludere, credo che sia bello che noi possiamo, ringraziando ancora una volta il dottor Marti per essere stato con noi, ringraziando le istituzioni che hanno reso possibile questo nostro ritrovarci, coordinamento della formazione biblica della Diocesi, l'Associazione Biblica della Svizzera Italiana, la Conferenza Missionaria della Svizzera Italiana, Sacrificio Quaresimale, le ACLI e l'Ufficio Istruzione Religiosa della Diocesi. Ecco, mi pare bello concludere con le parole con le quali il dottor Spataro, un magistrato che ha messo a disposizione la vita come tanti altri magistrati non solo in Italia nel corso degli anni e non soltanto magistrati, pensiamo a giornalisti, pensiamo a operai, pensiamo a forze dell'ordine, pensiamo a tanti operatori sociali, pensiamo a tante figure, pensate per esempio a Gino Strada con Emergency, che giorno per giorno, al di là della propria identificazione religiosa o culturale, pensano che occuparsi degli altri sia un dato fondamentale per la propria identità personale, per la propria fisionomia di donne e uomini che cercano di abitare in modo consapevole il proprio tempo. E il dottor Spataro, concludendo la sua prefazione a questo splendido volume, Una certa idea di giustizia, scrive: un quotidiano svizzero, marcando la soddisfazione del Ticino, ha proposto di erigere una statua in onore di Marti, per ringraziarlo di essere riuscito a far spostare con venti e maree la sede del Tribunale Penale Federale a Bellinzona. Credo sarebbe più giusto premiarlo per ciò a cui ha dedicato la vita intera, la difesa e la tutela dei diritti di tutti. Ma la motivazione migliore l'ha data lui stesso in questo libro, senza volerlo, quando racconta di non aver mai avuto paura nel corso delle sue inchieste, aggiungendo però che, sono parole del dottor Marti, questo non significa che sono coraggioso. In realtà nel fervore dell'azione non ci si pensa. Quindi non c'è niente di eroico nel mio comportamento, al massimo un pizzico di incoscienza e una certa dose di autopersuasione. Sto facendo una cosa giusta, quindi non può succedermi nulla. Un punto di vista un po' ingenuo forse, ma aiuta. Grazie caro Dick, anche questa volta sono d'accordo con te. Buona serata a tutti.